Ciao a tutti ragazzi e bentornati dalla Risman 5. Siamo qua su Destiny, signori del ferro. Wow, ragazzi, come promesso vi porto i signori del ferro. E quindi con questa musina imponente che promette bene, partiamo subito con la prima missione di questa avventura. Spero sia una lunga avventura, ma prima il trailer di I Signori del Ferro. Noi, i Signori del Ferro, pensavamo di essere indistruttibili. Giurammo di proteggere l'ultima città a ogni costo. Alcuni pagarono con la loro vita. Io sono tutto ciò che rimane. È tempo di vendicare i miei fratelli e sorelle. Unisciti a me. Dimostra il tuo valore. E i Signori del Ferro risorgeranno. Ed eccoci qua, ragazzi. Ecco il triangolo che qui inizierà la nostra avventura, i Signori del Ferro, e si intitola Il Re della Montagna, il nostro primo capitolo. E mi ricorda l'Hobbit, il re sotto la montagna, però non siamo nell'Hobbit. Comunque, prima di cominciare news, l'oscurità dal profondo, il casato dei lupi e il re dei orrotti l'ho completati tutti, completata tutta la storia per intero. Prima di continuare, livello 40, 308 di luce e grimorio 2485. Ragazzi, direi che siamo pronti. Luce 280, partiamo. Negli anni che seguirono il crollo, il mondo non aveva guardiani, ma solo Signori del Ferro. Immortali, intrepidi, lottavamo per proteggere i reduci di un'era perduta. I nostri sforzi non erano solo atti a trascinarci fuori dall'ombra. I Signori del Ferro volevano ridare un futuro all'umanità. Alcuni conoscono la leggenda, ma nessuno sa veramente come perirono i Signori del Ferro. Solo chi si trovò lì in persona poteva saperlo. Per assistere, per ricordare che anche gli eroi possono morire e che sopravvivere non significa vincere. Ora io sono l'ultima sentinella e la mia veglia è eterna, in attesa di quando ciò che abbiamo disturbato si desterà.
signori del ferro sono morti, ma la nostra lotta continua. Il casato dei diavoli è tornato e sta razziando i laboratori di ricerca dell'età dell'oro lungo tutto il sistema. Non è semplice vandalismo. Sono in missione. In principio l'avanguardia non era molto preoccupata. Almeno finché i diavoli non hanno deciso di ristabilirsi nel cosmodromo. Ora i diavoli stanno trasportando ingenti risorse in un'area rimasta all'oscuro per secoli. Normalmente si tratterebbe di ordinaria amministrazione. Ma non si fa altro che parlare di come Lord Saladin abbia lasciato la sua postazione allo Stendardo di Ferro per prendere in mano la situazione. Solo che invece di andare al cosmodromo, Saladin vuole che investighiamo su un osservatorio abbandonato tra le montagne. Molto strano. Gruppo di caduti ha invaso il picco di Fellwinter. Sto arrivando con una squadra, ma non faremo in tempo. Devi proteggere l'osservatorio in cima al monte. Non posso permettere che i caduti prendano il controllo della montagna. Ok, ragazzi. Ecco. Se i caduti stanno scalando la montagna, il loro obiettivo deve essere l'osservatorio Vostok. Cosa sperano di trovare in un avamposto abbandonato? Cose che sarebbe meglio dimenticare. Stavo dicendo, ecco! C'è una funivia vicino alla tua posizione. Prendila per arrivare all'osservatorio. Vediamo se ce la facciamo, raga. Allora, ecco che inizia la nostra avventura. Probabilmente il Lord Saladin è l'unico superstite dei signori del ferro. E niente. Noi dovremo andare ora in questa montagna e nel frattempo mi hanno ucciso. Ok, raga. Ora si dovrà prendere questa cabina via. Wow, non viene attivata da più di 400 anni. Sti cazzi. Vai. A posto, la funivia, scusate, detto cabino via, ma siamo sempre lì. Che lo fa? Ah, interagisce. Raggiungi la cima, dai, che si fa un giro in funivia, belli tranquilli. E se si... si parte. Con un'accoglienza del genere, mettere al sicuro l'intero osservatorio potrebbe rivelarsi un po' ostico. C'è un cortile dietro alla struttura. Se riesci a metterlo al sicuro, potresti tenerli lontani dal Tempio del Ferro fino al nostro arrivo. Il Tempio del Ferro? Come lo Stendardo di Ferro e i Signori del Ferro? Non perdere la concentrazione. La posta in gioco è alta. Attenzione! Zeus! Chi è che mi spara? L'ho visto. Dai ragazzi, la facciamo, eh. Ok. Minchione. Veniva che non credo spari. Siano finiti. Ok. Porca zozza. Quali quanti sono? Maremma. Questa scatoletta di metallo comincia a non piacermi più. Vai, ora si alza dal controllo. Zeus! Ma che cavolo! Reggerà un altro colpo. Salta! Salta? Sei matto! Vai, ok, salta. Sali sulla montagna, va bene. Non capisco.
Se questo picco è così importante, perché l'avanguardia lo ha ignorato per così tanto tempo? Perché questo luogo e i suoi segreti sono una mia responsabilità. Ok, dai, si inizia il combattere. Vai, arco, boia. Sì, ma è una mia impressione, ma TV sono un po' più forti dell'ultima volta. Ma intanto non si accorge niente. Uno stiletto nuovo. Vabbò, vabbò. Dai, capitano. Capitano, mio capitano. Capuzzo. C'è qualche caduto in più del previsto. Giusto per informazione. Va, vai, è caduto. Possiamo permettere vedi, a nessuno tranquillo. Di impadronirsi di ciò che è nascosto sulla montagna. Ah, dai, ce la possiamo fare. Va da lì. Comunque ci abbiamo l'arma nuova. Ci abbiamo la spada, che nell'altro video non avevo, già. Un servitore. Beh, è Sepix primo. Ma non era morto. Era morto, io l'ho conosciuto. La traccia energetica non è di origine caduta e si sta rigenerando. Si sta rigenerando, hai detto. Uccidilo presto. Oh Zeus, non è una cosa buona allora. Marianna, Ani. E qui, sì, porca puttana. Io che ne sapevo. Ah, quello, ho capito chi è. Quello è quella roba. Sì, coloro che ha... quei mostri hanno sterminato i signori del ferro, tanto per intendersi. Porca zuccona. Se la situazione è come penso che sia, le porte del tempio non resisteranno a lungo. Devi distruggere Sepix prima che sia troppo tardi. E noi lo distruggeremo. Non permettere a Sepix di entrare nel tempio. Tranquillo, scialla, scialla. Penso io. Olè. Ecco, preso i proiettili in pieno. Eccolo, Spekis. Spezia, eccolo lì. E a Spezia non riesco a fargli un minimo danno. Oh, eccolo, eccolo, vulnerabile. Oh, Zeus. Ciao. Via, via, via. Devi proteggere la montagna. E la sta proteggendo Saladin. Zeus, levati. Oh, no, no, fermo. Ok. Ma anche la navicella devo distruggere. Che devo fare? Marianna! Marianna, Ani! Dai, muori! Sì, è morto! Dai! 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 Del vado! Sei morto. Ah, sei stronzo, eh. Oh, alleluia. Oh, oh, meno male. Alleluia. Tutto questo solo per irrompere in un vecchio tempio. Solo di... Oppure un vecchio lupo, ma morto ancora. Shiro, com'è la situazione? Sorvolo l'area e vedo se ne arrivano altri. Arrivo subito. Ben fatto. Il tempio è al sicuro. Ora possiamo... Ancora! Shiro, seguila! Ho appena rilevato... Aspetta! Molteplici attacchi vicino al settore 17. Stanno attaccando la griglia sensoriale. Hanno scoperto dov'è la Siva. Raggiungi subito il cosmodromo. Se Sepix riesce a fuggire, i caduti non saranno il nostro unico problema.
Wow, raga, wow! C'è sala di rientrinazione! Wow, come noi dopo un mese, due mesi si rientri in azione. Wow, mitico Saladin. Oh, attenzione. Eccola qua. La breccia nella muraglia. Ragazzi, Lucian Silat 290. Porca miseria. Qua è... mascellate, qua sfalciano. Quindi ragazzi, attenzione, prossimo appuntamento o questa settimana o la prossima settimana. Cerco di portarvelo, cerco di portarvelo in più volte. Lo spero tanto perché voglio vedere un po' me, voglio vedere il signor Ferro. Mi garba, mi piace. Quindi ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo video. Iscrivetevi, le spollisciate. Seguitemi su Instagram e ciaone!